Allora, Saverio Pirillo, possiamo dire quest'anno da DS a mister, insomma alla fine hai portato a casa una vittoria importante in questo campionato che sembrava quasi sfuggire dopo il pareggio di venerdì scorso. Oggi però avete dimostrato in campo, insomma, che il campionato lo meritavate di vincere. Sì, diciamo che è un gruppo che sin dai primi allenamenti si vedeva che aveva qualcosa di speciale. C'è anche da dire, non è la frase tanto fatta, però noi lo meritavamo, noi lo meritava anche il Trento. Diciamo che eravamo le due squadre papabili per la vittoria finale, perché anche Mister Vegar ha fatto un gran lavoro e infatti il girone di ritorno l'abbiamo disputato effettivamente uguale, con le stesse vittorie, gli stessi pareggi, le stesse sconfitte. E è andata bene. A un certo punto sembrava di rivivere l'incubo di venerdì, però i ragazzi stavolta sono riusciti a tenere botta fino in fondo. E infatti quando il punteggio è andato sul 5-2 chissà cosa avete pensato. No, lascia stare, guarda, stavo male, poi mancava tantissimo ancora, non vedevo l'ora che finisse. Adesso riposo e poi bisognerà costruire qualcosa per il prossimo anno in Serie B. C'è tanto da lavorare e diciamo che bisogna allenarsi un bel po' e cercare di fare le cose fatte bene, e cercheremo di fare il meglio. Bocca al lupo. Viva il lupo, grazie.